Si parla sempre molto per vari motivi del bravo Dirceu, oggi se ne parla perché ha segnato il gol con cui il Napoli ha fatto preziosi due punti sull'Ascoli. Luigi Necco. È giusto però parlare di Dirceu perché Dirceu si è aperto prima un varco nei parcheggi del San Paolo e poi un varco verso il primo gol in campionato, come hanno detto i colleghi anziani Chiune e Pacileo. Napoli brillante, frizzante nel primo tempo, secondo tempo ha detto Mazzoni e ha ragione, il Napoli troppo in difesa. E vediamo subito l'azione del gol su un calcio d'angolo. Ferrario rimette in gioco una palla respinta dalla difesa ascolana. Dirceu, ecco come si trova il varco e la fortuna del gol. Decimo minuto, il Napoli 1-0. Quindicesimo minuto, un allungo di Boldini entrato in squadra in campionato, questa volta un debuttante, colpo di testa di De Rosa, ma poi l'arbitro ferma il gioco per gioco pericoloso. 23esimo, su punizione Nicolini segna per l'Ascoli, ma l'arbitro annulla perché aveva già fischiato, non era stata, cioè non era ancora il momento di battere la punizione. 39esimo, Juari doppia il Bruscolotti, riesce a doppiare Ferrario, ma Bruscolotti recupera e evita il gol, il pareggio dell'Ascoli. Secondo tempo, e questa volta un colpo di testa di Casale al 33esimo, quasi a sorprendere Corti, ma la difesa del Napoli ha tentato soltanto il contropiede e quindi subisce al 43esimo ancora questo attacco di Trifunovic che coglie la traversa e così finisce la partita con un Napoli rilanciato. Arrivederci.